Eccoci allora, siamo pronti con il terzo ospite della mattinata. Diamo un grande buongiorno a Gabriele Stroppanobili. Buongiorno Gabriele, ciao. Buongiorno Paolo, grazie allora, per l'invito. Ah beh, guarda, è da un po' che ci pensavo, devo dire la verità, perché tu hai questa collezione di cui parleremo oggi e mi sembrava una cosa televisivamente parlando perfetta, per cui ho detto no, io voglio Gabriele in trasmissione. Ah, grazie mille. Allora, con te voglio fare una cosa che stamattina ancora non ho fatto, che io è quella di andare a indagare il librone Personology per vedere una cosa simpatica. Tu sei nato il 24 agosto, certo. E Personology delinea le caratteristiche delle persone sulla base del giorno di nascita, non del segno, cose del genere, no? Il giorno dell'astuto esame lo definisce il 24 agosto. I nati il 24 agosto hanno il forte desiderio di districare i misteri che catturano il loro interesse. Preciso. Tutti i lati oscuri, incompresi o inesplorati della conoscenza umana li attraggono, ma il loro interesse non si limita alla natura umana, spesso inseguono la conoscenza oggettiva in sé, sia essa filosofica, scientifica, materiale o teorica. Bello? Non c'è male. Ma ci prendono, guarda, è una cosa, allora è nato Borges lo stesso giorno, Paolo Coelho lo stesso, lo scrittore. Osservatore, indagatore profondo sono i pregi. Pensa che quadretto che ti ho fatto. Adesso stai anche meglio, insomma, voglio dire, no? Ora direi che meglio, insomma, ti senti meglio, possiamo parlare di questa tua passione. Allora, Gabriele Stroppanobili, dal doppio cognome per un motivo molto interessante, perché l'altro giorno ti ho detto: ma come mai questo doppio cognome? Ti hai detto una cosa giustissima, vorrei che me la ridicessi di nuovo. Va bene, praticamente il mio vero cognome all'anagrafe è solo Stroppa. Però ho voluto aggiungere come nome d'arte anche Nobili, perché Stroppa è il cognome del padre. Tutti hanno il cognome del padre. Di legge. Di legge. Però perché le madri scompaiono. Esatto. Io ho voluto rendere omaggio anche personalmente alla madre e simbolicamente a tutte le madri. Fatto bene. Per cui Gabriele Stroppanobili sono i due cognomi padre e madre. Esatto. Dopo te hai inventato questa cosa dell'archivio, per cui c'è stato un periodo che la gente ti chiamava Archivio. Esatto, per strada mi salutavano, ciao Archivio. Ciao Archivio, perché hai lanciato questa idea fantastica. L'archivio Stroppanobili, che è un modo di rendere pubblica una tua passione, quella che era una tua passione originaria, che è quella di raccogliere qualsiasi cosa che abbia a che fare con Pesaro. Per cui anche ovviamente tutto il discorso delle cartoline non possono mancare, immagini, però hai anche qualche chicca speciale. Dopo vedremo delle cose, ma alla regia adesso chiediamo di aspettare un attimo, perché poi le illustreremo man mano che le vedremo le foto. Per esempio, cos'altro? Ho visto una volta, sai cos'è che mi aveva colpito? Perché poi c'era mio zio di mezzo, il libricino dei barbieri, quello che avevano, che davano l'omaggio. Come si chiamano, i calendarietti profumati, esatto, che erano i barbieri. Il calendarietto profumato. Che era di un Pagnini. Esatto, era mio zio, la barbieria di mio zio. Perfetto, sì, vedi? Per quello che mi aveva incuriosito e mi era rimasto impresso, no? Poi dopo c'erano quelli, diciamo, in qualche modo più eleganti, ma c'erano anche quelli con le donnine allegre, esatto, no? Poi dal barbiere era classico, insomma, che ci fosse anche il calendario. Dal barbiere e dal gommista mi sembra che siano i due posti dove... Dal gommista molto di più, forse. Ci sono ancora. Ah, benissimo, non lo sapevo. E altre cose particolari che ti è capitato di trovare mentre appunto cercavi con questa tua passione speciale? Ma ti dirò, a me è capitato di trovare tantissima roba, tantissime cose che non si pensava esistessero oppure che fossero disperse. Mi capita di continuo. Ma dove le cerchi? Nei mercatini solo o ci sono altre? Una volta facevo tutti i mercatini del centro Italia, diciamo. Andavo a Modena, andavo a Rimini, Sant'Arcangelo, Arezzo, li facevo un po' tutti. Adesso mi sono fermato solo al mercatino di Pesaro. Ma si trova ancora? Perché vedi, andando a cercare nei mercatini, la sensazione è che si trovi solo qualcosa che non vale più, perché comunque chi le vende sa già cosa sta vendendo, allora toglie la roba buona, la mette da un'altra parte, ha altri canali di vendita, eccetera, e per cui c'è il rischio di trovare solo qualcosa di poco valore. Invece tu riesci ancora a trovare qualcosa? Sì, ma c'è tanta roba, basta avere un po' l'occhio allenato, si trovano tante cose. Ad esempio nel 2000, al mercatino di Urbino, che era nato qui tempi lì mi sembra, c'è un mercante che aveva un manoscritto sul banco, ho cominciato a sfogliarlo, rovinatissimo, parlava della storia di Pesaro. Poi me l'ha messo a proprio un prezzo stracciato perché era rovinato questo manoscritto. Mm-hmm.
Poi ho fatto un'indagine, faceva parte di un'opera scritta dal Montani nel 700 e qualcosa, di cui aveva fatto due volumi. Uno di questi due volumi era disperso, l'altro è in Oliveriana, tuttora. Mm-hmm. E questo volume disperso l'ho trovato nel mercatino. Ah beh, cioè sì. Te hai trovato quello disperso, certo. Che davano per disperso. Certo, sì. E anche, cioè, autorevolmente dichiarato disperso, insomma. Sì, sì, era... sì. L'ha scritto Brancati in un anche il professor Brancati. Era certificato, disperso, purtroppo sì. non c'è, certo. Più. E te l'hai trovato? L'ho trovato. Adesso cosa fai? Lo tieni l'ho o... L'ho trascritto, l'ho pubblicato nel 2012... Alla fine, anche con l'interessamento di Riccardo Paolo Guccioni, l'ho lasciato incomodato gratuito all'Oliveriana. Certo, per completare l'opera originale, l'opera. Certo. E naturalmente è riportato proprietà Archivio Stroppanobili. Sì, sì. Sono soddisfazioni però. Beh, sì. Ma come ti è nata questa cosa e su che base tu hai sviluppato questa abilità, perché poi è un'abilità nel riuscire a scovare e a scoprire, no? Beh, sinceramente questa non lo so. Ma te l'hai sempre avuta questa passione? Fin da piccolo, io anche a 5 anni raccoglievo... Giocavi figurine e trovavi quella rara. No, le figurine non mi sono mai interessate. No, mannaggia. No, ho fatto l'esempio sbagliato. Spazio 1999. Ok. Sì, quello, però non ho mai completato un album in vita mia. Ah. Dovevo ordinare la Panini direttamente. Quelli che mancavano. Come si faceva, insomma, così? No, da piccolo ho trovato un primo fossile nella breccia davanti casa. Poi i compagni di scuola elementare mi hanno preso in giro, non è un fossile, anche la maestra invece era un fossile. Mi hanno fatto il dispetto, me l'hanno scarabocchiato, ho pianto per un'ora. Ah, ci credo. Sì. Da quella volta ho cominciato. Da lì è cominciato. Sì. Ho raccolto dei fossili, ho scoperto specie nuove. Esatto. Allora, sta a sentire, guardiamo un po' le cose che hai mandato. Tu hai mandato sì. 13 reperti, 13 diciamo, reperti. No? 13 reperti. Non mi ricordo cosa ti ho mandato. Ma guarda, io me li sono segnati e comunque li vediamo. Allora, il primo reperto è sto fossile famoso, no? Sì, questo è un pesce fossile che ho trovato per caso nei dintorni di Fano. È una specie, è un genere nuovo. È stato studiato da degli scienziati, da un'equipe di scienziati, è la prima volta che trovano un pesce così e gli hanno dato il mio cognome. Il tuo cognome? Per scientificamente cui... si chiama Phlegocanthus, da una scienziata di Verona, e si chiama Phlegocanthus stroppanobili. Vedi? E hai notizie che ne abbiano trovati altri o per adesso rimane sì, pezzo poi unico? Ne hanno trovati altri. Ah, per cui sei il capostipite... Però sono il capostipite dello stroppanobili. Perfetto. E questo qui già da solo vale una vita, voglio dire, ma non è l'unica cosa. È venuto uno scienziato dalla Smithsonian in America. In America, è venuto apposta. È venuto apposta a casa mia per studiare questo reperto. Ma pensa che spettacolo. Questo è un altro fossile, vero? Ah, ecco, sì. Questo è conservato al museo di Fiorenzuola di Focara. Ah. L'ho trovato sotto Fiorenzuola di Focara. Anche questa è una libellula mai ritrovata prima, è un esemplare unico al mondo, è un genere, è una specie mai ritrovata prima. E anche questo ti ha dato il nome? Anche questo si chiama Italo Lestes, perché è una famiglia, è Stroppai da Stroppa. Vedi? Ragazzi, c'è chi ha il nome nelle stelle, eccetera, eccetera, te c'hai i fossili, mica che poi quelli rimangono quelli, non è che possono cambiare, insomma. Poi, questo è un manoscritto, questo Montani. È l'archivio Montani, che era insieme a quel manoscritto di cui abbiamo parlato prima. Il manoscritto disperso era insieme a questi volumi, anche questi dispersi. Sì. Invece nell'archivio Montani sono tutti manoscritti che parlano della storia di Pesaro. Sì, sì, pensa. E c'è un particolare, questo è il particolare. Questo è il particolare del manoscritto che ho ritrovato. Questo è il motivo per cui quello della bancarella te l'ha quasi svenduto, perché era rovinato, c'era bucate, il buco, dice non vale niente. Esatto. Ma poi sei tornato da lui a dire guarda che questo qui... Sì, sì, sì. E lui sì. Cosa ha detto? Mannaggia, no? Cosa ha detto? Ma no, i commercianti sono di abituati, solito sono molto... Corretti, insomma, sì, sì. Molto freddi in queste cose, certo. Loro vendono... Per guadagnarci punti. È anche vero che se avessero la passione sarebbe un dramma per loro, perché ogni volta che vendono niente. Non venderebbero più niente, mannaggia. Allora, poi andiamo avanti. Questo è un pezzo unico. Sì, però mi è dicevi, unico. Perché è tondo, no? Anche, tra l'altro. Un manifesto circolare del 1885, sempre trovato al mercatino, dove dicono che non si trova mai niente. Ma infatti, guarda, mi stai mettendo paura quasi.
Questo è in dialetto pesarese, composto con quattro fogli. Che roba. Ed è largo 1,5 metri per 1,5 metri. Ah, è proprio un manifesto murale. Sì, sì, proprio. Murale. Ah, capito. Ed è tutto in dialetto, tutto a quel punto bisogna dire che, cioè, quello lì è il dialetto vero, insomma, perché è 1885. Di 120 anni fa. È abbondanti, 140 abbondanti, quasi. 135 anni fa. E invece questa è una foto aerea. Questa è una foto aerea, sempre trovata al mercatino, che ha scattato Italo Balbo mentre sorvolava la città. Questa è famosa, questa escursione aerea di Italo Balbo, la conosco perché anche Giuliana Tomassoli, sì, che ha realizzato nel suo libro, ha pubblicato questa. Altre foto. Ah, e mancava proprio questa, vedi, sì. E lei aveva tutte le altre. Esatto. Sì, sì, vedi. E queste sono famose, alla faccia del drone, voglio dire, molto prima, esatto, del drone. Poi, vediamo un po', andiamo avanti. Questo è un capodoglio sulla spiaggia questo di Pesaro, no? Negli anni 40 ci fu una mareggiata e portò un capodoglio morto sulla spiaggia. Inutile dire che i curiosi corsi anche quella volta. A Desina. Come fai a datarle? Spesso ci sono le date lì oppure... Qualche volta hanno le date, qualche volta si fa una ricerca d'archivio, scopri gli avvenimenti. Sì, oppure, esatto, li trovi, sì, giornalisticamente, oppure magari indaghi sull'abbigliamento, su altre anche cose. Sull'abbigliamento, no? Perché di capodogli ne sono stati arenati più di uno nella spiaggia, sì, di Pesaro. Ah. Però qui con l'abbigliamento si capisce che è anni 40. Che sono, sì, esatto. Poi quella che avevamo intravisto dopo, poi dopo noi ci siamo distratti. Eccola. Questa invece... questo è un angolo di Pesaro profondamente cambiato. Direi. Che cos'è questa? La chiesa? Allora, è la chiesa dei Servi e di fianco vediamo Portafano. Quella via che vedi andare giù dritta, sì, è via Gramsci. Ah. Sai che fatico proprio a riorientarmi. Infatti, fatico a riorientarmi. Via Gramsci, al posto della chiesa adesso c'è il Mamiani. C'è il liceo. Ok. Praticamente sulla destra è via San Francesco. Sì, ho capito. Ho capito, pensa a te comunque. Cioè, cambiamenti. E questo arco, quest'arco era Portafano, sì, che poi sparisce, esatto, nel 14. Poi abbiamo l'ippodromo. C'era l'ippodromo a Pesaro, esatto. C'era l'ippodromo. Sì. Dove poi c'è stato lo stadio, era la stessa zona? Dov'era l'ippodromo? No, qui è, vedi quella casetta in fondo? Quella è Villa Olga. Ah, per cui al mare, pensa, sì, che... Sì, davanti all'Hotel Cruiser, grosso modo, nella spiaggia. Pensa a te. Ragazzi, questi sono pezzi di storia meravigliosi. Ti ci perdi ogni tanto a guardare queste cose? Sì, tanto la passione continuamente, c'è. Continuamente, tutti c'è. I giorni. Questo invece, guardare i particolari. Questo invece è il salone da ballo di qualcosa di mitico di cui tanti hanno parlato e molti parlano anche a sproposito perché, sì, parlano della riedizione del Kursaal. Sì. Questo invece era quello originale che era stato... Del Kursaal sono state fatte tre versioni, ci sono stati tre Kursaal. Una versione ottocentesca, poi questa è stata ampliata nel 1926, questa è l'ampliamento del 26. Poi negli anni 50 è stato abbattuto perché è stato canoneggiato durante la guerra, è stata abbattuta e hanno ricostruito quella cosa di cemento. Che poi non sono mai riusciti a far funzionare e finire bene. No, non è stato completato. Esatto. Mm. Stiamo parlando di qualcosa che si trovava nella zona dove adesso diciamo della Palla, in Piazza della Libertà, ed era fronte mare, prospiciente, sì, al mare. Qualcosa che ogni tanto qualcuno rimpiange, ma vorrei vedere se qualcuno oggi volesse costruirci qualcosa, cosa direbbero? Infatti, non si può più. Altro. Per cui tutti quelli che rimpiangono mi fanno, sì, veramente ridere, per cosa rimpiange? Rimpiange una cosa che oggi sarebbe vietatissima, sì, da tutti. Oh, qui Piazza del Popolo, questa? Questa è la più antica foto esistente di Pesaro. Ah. Dovrebbe essercene un altro esemplare in Oliveriana. Pensa a te. Questa è stata scattata dal primo fotografo pesarese. Attorno al 1865-68, e il fotografo pesarese si chiama Antonio Rosa. Andiamo veloce, sì, noto solo una cosa, questo è il Palazzo Ducale, no? Quello è il Palazzo Ducale. Non hai merli. Non hai merli, i merli sono stati riaggiunti nel 1926. Ah, vedi? Guarda, andiamo veloci perché le, sì, voglio vedere tutte e tre, le ultime due, sì, c'è questo recupero del... Ecco, molto recente rispetto alle foto di prima, ma alle foto comunque antico, anche cose recenti. Il recupero del galeone. Il recupero di un cannone del galeone. E questo è il campus scolastico in costruzione, metà costruito e metà cantiere.
Il bello di fare questo tipo di ricerca è che anche cose che ci sembrano recenti poi restano comunque lì e sono pezzi di storia, no? Perché certo. Uno dice, beh, vabbè, il campus scolastico, in realtà il campus scolastico è una cosa che è entrata in vigore, io che ho finito il liceo nel 76, non sono riuscito a entrarci per un anno, nel 77 gli studenti sono entrati, sì. A fine 76 sono entrati a scuola lì, per cui sì, sono già 45 anni. Insomma, molto bello. Guarda, il tempo è volato, naturalmente, come sempre quando si fanno cose belle, però io richiamo l'attenzione su questa tua collezione, su questo fatto che tu comunque esponi generosamente anche sul web queste cose da vedere, con, se mi permetti, una specifica. Gabriele è molto generoso, fa vedere i suoi pezzi da collezione, e questa generosità va ripagata con una cura e un'attenzione e un rispetto. Ogni tanto capita, fortunatamente sempre più raramente, che qualcuno se ne appropri per motivi misteriosi senza accreditarti invece la proprietà, e questo è sbagliato, è brutto e non è significativo, non ha nessun verso. Per cui se volete, se vi capita, innanzitutto andate a vederle perché sono bellissime, e se sentite la voglia di condividere qualche immagine per ricordare la nostra città, abbiate il rispetto del fatto che lui comunque fa questa ricerca ed è la sua passione, ma è una passione che va a disposizione anche di tanti. Soldi, esatto, e diffondo gratuitamente, esatto. Allora chiudiamo, quanti sono i pezzi al momento? Fotografici più o meno 15.000, poi anche altre cose, vabbè. E comunque in un angolino abiti te a casa. In un angolino sì, abito io. In un angolino dormi, il resto dell'appartamento sarà tutto impegnato. Posso fare due ringraziamenti? Certo, come no, guarda. Ringrazio Pesaro Segreta, Ugo Betti, Federico Malaventura e Chris Morri, che mi aiutano e ci aiutiamo a vicenda nel gruppo di Pesaro Segreta, che è molto seguito. Pesaro Segreta è anche presente con degli intermezzi interessantissimi, sì, tanto a Rossini TV, sì, esatto, sì. E poi prendo noto anche questa iniziativa da Melchiorre 1934, la tipografia. Sì. Stiamo mettendo in atto una serie di quaderni tematici. Uscirà a breve il primo numero e ogni numero avrà un argomento differente da quello precedente. E quando, esatto, quando escono, mi raccomando di farcelo sapere, perché bene, certo, saranno oggetto di una comunicazione dei nostri TG, perché no, insomma, la notizia ci sta tutta. Va bene, grazie mille. Niente, grazie a te Gabriele per essere stato con noi, Archivio Stropanobili, Gabriele Stropanobili, detto archivio dai più, e con lui si conclude la nostra puntata di oggi, 17 maggio, e naturalmente diamo appuntamento alle repliche, agli orari consueti che conoscete, alle 16, alle 22, alle 15.30 il giorno dopo, alla domenica pomeriggio, ma soprattutto alla prossima diretta, che sarà mercoledì 19 maggio, e ancora con ospiti tutti da seguire. Grazie ancora, restate sempre con i programmi di Rossini TV, buona giornata e buona settimana, e grazie ancora Gabriele, ciao. Grazie a voi.